ansia. Oggi ragazzi è sabato 7 luglio e oggi pomeriggio un evento ad Asti, all'Asti Music Festival, dove appunto suonerò per un paio d'orette. Il problema è che da 4 giorni sto vivendo malissimo la cosa perché c'ho un'ansia incredibile ragazzi, sto veramente male per questa cosa. La cosa che mi ha messo più ansia dell'evento ragazzi non è il fatto in sé di suonare o altro, lì di base avevo sempre un po' d'ansia, però è il palco, perché infatti quando ho visto il palco mi sono detto no, è una roba troppo grande per me. E quindi da 4 giorni a questa parte veramente l'ho vissuta malissimo, del tipo che non dormivo, vomitavo, stavo male e... i disagi vari. Quindi dato che non ci faccio più a star male mi sono detto vabbè stacco. Quindi ho preso un treno e sono venuto qua a Bardonecchia, dove tutto è più bello ragazzi. Infatti questa mattina mi sono affittato anche la bicicletta e adesso andiamo a farci un bel sentiero. E in questo video vi farò vedere come affrontare l'ansia, meglio spero di affrontarla così, perché sennò sono cazzi. Buongiorno, auguri. Grazie. Discesa da Pramac. Tosto? Ovviamente. C'è la neve. Io sono venuto qua per fare un giro tranquillo per affrontare l'ansia. E adesso l'ansia anche di fare questo giro. Sa che sarà abbastanza tosto, però vabbè, viva la vita. La meta di quest'oggi ragazzi è il Monte Geoffroy, che sono circa 2800 metri. E considerando che si parte da 1300, che è l'altezza di Bardonecchia, si ha un dislivello di 1500 metri, che non è niente male. Tra l'altro ragazzi il Geoffroy l'avete già visto, perché se vi ricordate l'ho scalato anche con gli sci, con le pelli. E tra l'altro anche in quel video ho detto che praticamente ogni volta che sto un po' così che magari sto male o sto in ansia, vengo sempre qua. La morale sia sempre la stessa. Allora, dunque, sono 10:30, sono passate già 3 ore e stiamo per arrivare, manca veramente poco. Adesso l'unico problema è che intravedo già i sentieri, che sono questi qua dietro, che sono rividissimi, quindi adesso c'ho ansia anche per quelli. Dai. Stop. Grazie. Ai. Qua finivo veramente male. Arrivo alle 20 imbrattato di fango. Mondo cazzo passo. Minchia, le ortiche pure ho preso. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? Che vista ragazzi. Dai, manca poco, 20 minuti e siamo su. Ale. Quella montagna là, la vedi? Quella con i canalini pieni di neve che scendono. Lì sotto c'è un burrone, uno strapiombo bellissimo, e poi da lì scendiamo. Ah, non siamo arrivati quindi? Mancheranno un paio d'orette, ma poi c'è la discesa. Come non detto. Andiamo. Alla grande. Arrivato. Questa volta per davvero. Comunque dai, ho cominciato la discesa. Adesso è figo. Però che ansia, perché se casco, raga, finisce male. Perché finché casco sulla neve fresca, sti cazzi. Tanto è morbido. Qua, raga, è un po' più difficile. Quindi vloggerò anche di meno. L'unico problema è che in 50 metri ho già rischiato di pigliare l'albero. Aia. Questo qua è un vero problema, che qua gli alberi fanno male se presi in bici. Qua dentro? Sì, sì. Eh? La galleria del sicuro. Sicuri? Sì, cioè io ho fatto questo video per superare l'ansia. Ho più ansia dell'evento, ragazzi. No, ragazzi, no. Ma c'era scritto che era chiuso poi qua. Ma no. Qua finisce male. Questi cantano, madonna. Ups. Oh madonna, ma c'è il fiume. Raga, mi sto cagando addosso. Quanti cazzo ne arrivano? Allo? Sì, allo il cazzo. Fa freddissimo comunque, No. Questo qua, ragazzi, è il mio... è il mio vapore. E non si vede niente. Niente. E piove. La luce. Ah. Che figata. Io eravamo esattamente sotto la cascata che avete visto prima. Giuro, ragazzi, che non è come sembra. Non sono stato io. Dai. Adesso è la parte divertente. No, parte divertente è un cazzo, raga, è tostissimo qua. Occhio a non fare, a non capottarti sul saltone. Saltone? No, su una roccia qua alta. Che ansia. Oh,
ansia, adesso dobbiamo farci 20 km per tornare a Bardonecchia e da lì andiamo ad Asti. Però la cosa positiva è che non c'ho più ansia, cioè l'unica ansia è per... Ma li mortacci vostri, l'unica ansia adesso è di arrivare in puntuale. Quindi che dire ragazzi, l'ansia in definitiva è rimasta, perché infatti l'evento non ho fatto nessuna clip, non ho puntato il vlog. L'unica clip che ho fatto è stata il mio autogrill in conclusione della serata. Come è andato l'evento, Gigi? Una bomba! L'ansia ragazzi è continuata ad esserci, però serve l'ansia. Comunque è andato benissimo, mi sono divertito un sacco e grazie. Quello che realmente vi posso consigliare ragazzi è di accettarla l'ansia, nel senso che alla fine è una bella cosa, perché infatti in questo caso, nel mio caso, mi ha aiutato a fare un set migliore, quindi mi ha aiutato a prepararmi psicologicamente per andare molto meglio, quindi serve. È brutto logicamente quando magari uno sta male, che magari c'ha una nausea, vomita e dolori vari, come nel mio caso, però vabbè, lì forse basta fare solo un po' di meditazione e basta. Tanti mi hanno consigliato di bere, di precarmi prima dell'evento, però credo che la cosa più bella sia anche quella di fare quello che si sente di fare. Quindi quando sarete in ansia per qualcosa che può essere bello o brutto, magari ignorate anche le persone che vi dicono ah ma chi se ne frega, ma lascia perdere, pensa ad altro, perché non funziona, nel senso non funziona. Cercate di studiare, cercate di prepararvi e cercate appunto di godervi anche quest'ansia, perché una volta che cominciate a fare quella cosa lì diventa ancora più bella del normale. Quando stavo lì che ho messo baby, cioè ero tipo a mille. Spero che questo video sia stato, ragazzi, vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un bel like, superiamo i 40.000 like per questo video. Alla fine è stato un vlog in bici, più che vlog dell'evento barra, però vabbè, spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video direttamente da Ibiza. Non vi posso dire cosa, però immaginatelo, è un video leggendario, vi giuro. E niente, bella.